Potrero. 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 Potrero, dove tutto ha inizio. Dalle giovanili dell'Ajax escono quasi sempre giocatori di grande prospettiva. Sono passate diverse stagioni da quando Jürgen Klinsmann ha fatto la sua prima apparizione internazionale contro la Juventus nei quarti di finale di UEFA Champions League il 10 aprile 2019 proprio con la maglia dei Lancieri. Da allora la sua nomea è leggermente scemata, ma è pronto a ritagliarsi uno spazio importante nell'Udinese di Runjanič e magari anche nelle vostre squadre del fantacalcio. Sono Tommaso Murdoch, insieme a me oggi Luca Tomminello. Ciao Luca. Ciao Tommy, ciao a tutti. Oggi parliamo di un profilo secondo me molto interessante, che non ha rispettato forse le quanto si diceva di lui. Sì, quando le aspettative erano altine. È un pochettino altine, soprattutto perché arrivava da un debutto folgorante. Però comunque si è ritagliato uno spazio importante anche al di fuori dell'Ajax negli anni, ed è sicuramente una chiamata molto interessante quella dell'Udinese, che ha fatto secondo me un mercato molto intelligente, molto, molto selezionato, molto ricercato, per evitare di fare come lo scorso anno, quando praticamente il gol di Kenan Davis solo all'ultimo istante della partita col Frosinone ha regalato la salvezza di fatto matematica al club friulano. Ecco, faccio un piccolo excursus, perché tu che dici Kenan Davis, insomma, ti abbiamo preso per i fondelli tutta la stagione per quell'acquisto al fantacalcio. Siccome questa è una puntata ovviamente anche e soprattutto sul fantacalcio, vedete che anche quei cosiddetti bidoni possono tornare utili alla fine della stagione per le squadre, e magari anche per le squadre del fanta, perché tu, se non sbaglio, sei arrivato fino alla finale della Coppa del Fantacalcio grazie anche a Kenan Davis. Grazie anche a Kenan Davis, che però non avevo schierato quella, in top, quella giornata dove tra l'altro segna il suo unico gol in campionato, e segna però un gol pesantissimo, perché poi di fatto ha salvato l'Udinese. L'Udinese quest'anno ha fatto un mercato secondo me molto molto sensato, con tanti nomi interessanti, tra cui appunto quello di Jürgen Klinsmann. Un classe 2000, nato il 5 aprile a Zeist in Olanda, e quindi noi, insomma, se ci siete da sguazzare in Olanda, siamo abbastanza preparati, visto anche il passato della nostra piattaforma. Sì, c'è già una prima curiosità. Zeist, che tra l'altro conosce molto bene Manolo Chirico, mi ha detto che è tra l'altro una bellissima cittadina. Zeist è la sede della VAR Center della Eredivisie, quindi è vero, si collegano tutte le partite, si collegano, è un po' come il nostro Lissone, ecco, per usare un paragone. La sala VAR, le sale VAR sono centralizzate appunto nel centro federale di Zeist, dove appunto è nato Jürgen Klinsmann. È nato a Zeist, però poi è cresciuto nelle giovanili dell'Almer City, la pecora nera, questo è il soprannome di questa squadra, che però è una squadra soltanto di lancio per lui, che poi viene notato dall'Ajax, e per ben 9 anni i lancieri gli danno la possibilità e l'opportunità di crescere, di migliorarsi all'interno di una delle squadre giovanili meglio strutturate d'Europa, fino ad approdare anche in prima squadra, perché con l'Ajax ha messo in bacheca di diritto, perché ha effettivamente trovato dello spazio, non tantissimo. Ha messo in bacheca 2 coppe dei Paesi Bassi, 2 campionati delle Eredivisie, 1 Supercoppa dei Paesi Bassi. Poi nel 2021-2022 lui passa all'Hertha Berlino, in quella che dovrebbe essere un po' la sua rampa di lancio, e invece non fa granché bene, soltanto una stagione in Germania prima di trascorrere 2 anni all'Anversa. Lì si guadagna l'interesse del club friulano grazie a 47 presenze in 2 anni complessive in 2 anni con i bianconeri. Adesso ha un contratto che scadrà a giugno 2029, quindi è un investimento forte quello della squadra friulana su di lui. Lui, che fino a questo momento ha giocato in tutte e 3 le gare da subentrato, lui è arrivato ad inizio agosto, quindi ha avuto anche il tempo di fare la preparazione, di prepararsi anche al debutto. Non è mai partito titolare fino a questo momento, un totale di 58 minuti in 3 gare, nelle prime 3 gare di campionato, però un dato importante è sempre andato a voto. Esatto, 6-6-6, quindi costanza, voti che vengono portati a referto, e quindi questo è un dato sicuramente da sottolineare per un centrocampista che comunque negli anni all'Ajax, soprattutto nelle giovanili, ha segnato tantissimi gol, ma veramente tanti. Vado a prendere il dato: 59 gol in 115 presenze con le giovanili dell'Ajax. Vero che in Olanda si segna particolarmente, però è un dato da sottolineare questa sua propensione anche offensiva, che in Italia magari potrà sbocciare di nuovo. Parlavi di Anversa, Royal Antwerp, che vinse il campionato e c'era Klinsmann in campo in squadra, campionato Coppa di Belgio,
e lo vinse tra l'altro il campionato all'ultimo istante con un gol pazzesco di un altro ex Ajax, Toby Alderweireld, che segnò un gol incredibile, e di fatto i suoi anni in Belgio gli sono serviti per guadagnarsi una chiamata da parte dell'Udinese, una chiamata, come detto, ribadisco, intelligente. Una chiamata intelligente per un giocatore intelligente, un giocatore di cui tu hai giustamente ricordato le capacità in zona gol, ma non bisogna aspettarsi che diventi davvero un centrocampista da doppia cifra, ma neanche lì vicino. È un giocatore che agisce da mediano. È vero che nel corso della sua carriera nasce appunto davanti alla difesa, poi in realtà acuisce con il passare del tempo le sue abilità da suggeritore dietro agli attaccanti, avanza il suo raggio d'azione e non a caso lui è listato nel mantra CT, quindi lui può anche giocare da trequartista eventualmente. È dotato di un dinamismo notevole, è molto versatile, è in grado praticamente di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, e questa è una di quelle qualità che soprattutto in caso Udinese vengono spesso ricercate in mezzo al campo. Sì, un jolly fondamentalmente, che può fare sia appunto in questo avvio di stagione. Runjanić ha giocato 3-4-2-1, quindi può giocare sia nei due dietro, ma c'è tanta concorrenza e lo vedremo poi più tardi, ma anche e soprattutto in mezzo al campo. Ed è un centrocampista un po' atipico, perché è molto alto, lui è quasi 1,90, però ha doti tecniche di palleggiatore non indifferenti, e quindi è più bravo forse nel palleggio che non fisicamente, ed è un pochettino è un po' un paradosso, perché è 1,88 sì, di altezza, un 188 centimetri che insomma ne farebbero un giocatore di assoluto valore anche in fase di interdizione. Non è, diciamo, l'interditore più forte che ha l'Udinese in rosa, però sa far girare bene la palla in maniera lucida, in maniera rapida. Lui è destro di piede, ama imbucare i propri compagni verticalizzando raso terra, insomma anche un'ottima visione di gioco, un buon tempo di inserimento. È una qualità, un giocatore con caratteristiche che l'Udinese ad esempio lo scorso anno non aveva, perché aveva Wallace ad esempio in mezzo campo, che conosciamo molto bene perché poi si è accasato adesso al Cruzeiro. Diciamo che lui arriva a Udine come erede del Tucu Pereira, però secondo me è un ibrido tra il Tucu Pereira e Wallace, proprio perché questa sua attitudine ibrida gli permette sia di giocare più avanzato che più indietro, quindi fare legna ma anche proporre. Esatto, inserimento ma anche palleggio, che ricordiamo è una caratteristica che all'Udinese è mancata lo scorso anno. Quindi con la qualità secondo me l'Udinese quest'anno farà meglio dell'anno scorso. Ci vuole anche poco, vero, grazie mille, però secondo me con tutti i giocatori che ha preso, non solo Kellenkamp, l'Udinese è una squadra che mi aspetto di vedere a ridosso della metà della classifica, e quindi questo è un dato anche da sottolineare. Il ruolo è fantacalcio classico, ovviamente quello di centrocampista, come detto al mantra è listato come C/T. Dal punto di vista delle statistiche è un centrocampista che non soltanto nelle giovanili dell'Ajax, ma in generale non ha mai fatto mancare, diciamo, il suo apporto in zona gol, perché vanta 145 partite ufficiali con le maglie dei club da professionista, 31 reti segnate. Con la nazionale olandese under 21 vanta 7 gol fatti in 21 presenze, quindi un gol ogni 3 partite, ma non sono queste, lo ribadiamo, le cifre che bisogna aspettarsi da Kellenkamp in Serie A soprattutto, però è sicuramente uno dei suoi punti di forza. Analizzando i punti di forza di Kellenkamp, la porta in qualche modo la vede, e non c'è solo quello. Sembra un giocatore che vede la porta. Sono curioso di vederlo in Serie A, onestamente, di vederlo bene anche dal primo minuto, perché abbiamo detto prima che lui è sempre subentrato. Secondo me avrà le sue chance anche dal primo minuto, ma sono curioso di vederlo in zona gol, perché non bisogna farsi abbagliare, come dicevi tu, da questi numeri, secondo me, perché sarà un giocatore con statistiche molto più contenute, oserei dire. In fase di bonus, in zona bonus sicuramente sì, lui che può sicuramente essere utile anche a partita in corso, questo non è una cosa che fa saltare di gioia i fantallenatori, però lo ribadiamo, fino a questo momento sempre subentrato, sempre a voto, può essere un perno importante, sicuramente entrerà stabilmente nelle rotazioni, ma in realtà di fatto lo è già all'interno delle rotazioni, bisogna vedere quando e quanto riuscirà a prendersi il ruolo anche di titolare nella mediana dell'Udinese. Analizziamo anche quelli che possono essere i punti di debolezza di questo calciatore, che sicuramente non è una delle prime scelte per le vostre aste. Beh, diciamo che è un giocatore molto abile in fase di propensione, ecco, al palleggio un po' meno quando bisogna andare a giocare in non possesso. Un po' morbido, sì. Sì, un po' morbido, a dispetto dei 188 centimetri, comunque di una fisicità importante. Non è un profilo super appetibile in zona bonus,
non vi aspettate un profilo che gli possa svoltare la stagione, ecco. Anche la sua prima presenza in Italia, quindi anche questo è sempre un fattore che noi ribadiamo, può essere indicativo per analizzare, per prevedere le sue prestazioni. Non è un profilo super appetibile in zona bonus, come dicevi giustamente, nonostante abbia qualità davvero importanti, e poi giocherà, abbiamo detto, soprattutto in mediana. Difficile che possa migliorare sotto punto di vista dei gol, perché non ha giocato almeno fino a questo momento molto vicino alla porta. E perché? Perché là davanti nel 3-4-2-1, qui arriviamo anche a come potrebbe giocare all'interno dello schieramento friulano, nel 3-4-2-1 disegnato fino a questo momento dal suo allenatore, ha sempre giocato al posto di uno dei due mediani nella linea 4 davanti alla difesa. Non ha ancora preso parte, diciamo, alla manovra offensiva come trequartista alle spalle di Lucca, anche se potrebbe farlo, ma in quei ruoli lì c'è una concorrenza maggiore. Sì, ci sono Sanchez, che per il momento è escluso dalla lista di Serie A, ma potrà rientrarci. Beh, se sicuramente sta bene. Sicuramente Toben, Brenner e poi Iker Bravo, che è un altro giocatore secondo me molto 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 appetibile, molto più appetibile di Heldenkamp in sede fantacalcistica. Per quanto riguarda prendo l'ultima presenza di Heldenkamp, quella contro il Como, lui è entrato a una ventina di minuti dalla fine al posto di Brenner. Immagino che sia stato un cambio da parte di Runjic per conservare il vantaggio, quindi anche questo vi deve far pensare a un giocatore non chiaramente offensivo, perché ha rilevato un attaccante ma di fatto è poi andato a fare il centrocampista. Sì, messo dentro per preservare appunto un buon risultato e non per andare all'assalto in una situazione di risultato non buona. Dal punto di vista delle curiosità, beh, la curiosità principale su questo giocatore è appunto relativa al suo debutto internazionale. L'abbiamo detto in fase di introduzione, una partita che tanti tifosi bianconeri, non dell'Udinese ma della Juventus, ricorderanno bene, con il sorriso quella partita lì, perché era la gara d'andata vinta con ben pochi sorrisi invece in generale, quei quarti di finale contro l'Ajax. Sì, fu un 1-1 se non sbaglio all'andata, che finisce 1-1, è vero, perché segna Ronaldo e poi pareggia Neres se non sbaglio. Altro giocatore fantacalcisticamente appetibile, molto 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 appetibile, e che ha fatto subito vedere le sue qualità. Poi al ritorno arriverà il gol di De Ligt, che di fatto eliminerà la Juventus prima che poi De Ligt passi alla Juve. Il palo di Douglas Costa, sì, me la ricordo abbastanza bene quella nella gara d'andata. Esatto. Palo di Douglas Costa, infatti finisce 1-1, al ritorno risegna Ronaldo se non sbaglio. Non mi ricordo il gol della Juve, mi ricordo una super prestazione di Van de Beek che segna se non erro, e sì, poi finisce 2-1 col gol di testa di De Ligt nella ripresa. Ma diciamo che quell'andata e ritorno fu di fatto l'emblema dell'incredibile percorso che stava facendo quell'Ajax di Ten Hag, che aveva eliminato il Real Madrid prima e poi eliminerà la Juventus, e si fermerà praticamente a un secondo dalla finale, perché Lucas Moura, poi altro giocatore che trovate su Mola con la maglia del San Paolo, che adesso è recentemente stato pure convocato in nazionale da Dorival Junior, ha poi di fatto chiuso le porte in faccia a una finale che sarebbe secondo me stata meritatissima per quell'Ajax, che ci fece molto 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 divertire. Sì, finale poi persa dal Tottenham contro il Liverpool. Tra l'altro erano gli anni in cui la Juventus sembrava comprare ad ogni mercato il giocatore che nella passata Champions League l'aveva eliminata di fatto. Esatto. Con Ronaldo, poi con De Ligt, e non ha portato troppa fortuna, ahimè, per i tifosi bianconeri della Juventus. Torniamo ad Heldenkamp. Beh, l'indice di titolarità non è sicuramente elevatissimo, lo abbiamo visto in queste prime tre giornate, noi abbiamo messo un 50%, potrebbe prendersi il 50% di titolarità. Esatto, medio, perché è sempre entrato, sempre giocato, vedremo se giocherà le prossime partite magari al posto di Karlström. Brenner sembra stare bene, Toben sembra stare bene, quindi secondo me l'unico ruolo che può andare a occupare stabilmente la titolare in questo momento del campionato è quello appunto al posto di Karlström, accanto a Lovric in mezzo al campo. E dipende tanto dalle prestazioni di Karlström e ovviamente dai suoi spezzoni di partita, se riuscirà a convincere l'allenatore, il mister, a prendere il posto del compagno. L'appetibilità fantacalcistica abbiamo messo medio-bassa, non dobbiamo sempre vendervi delle scope elettriche a domicilio, a porta a porta. Questo è effettivamente un giocatore che al fantacalcio si può prendere, adesso ci arriviamo con calma, però non è sicuramente una prima scelta. Seconda linea pura, anche terza, dai. Anche terza fanta. Linea, dal quinto, sesto, settimo, ottavo centrocampista in avanti. Al classico chiaramente mi riferisco, da prendere sicuramente, secondo me, a fine asta, quando magari i vostri compagni sono magari senza crediti, eccetera, o magari voi siete rimasti senza crediti. Alternativa utile,
sicuramente, che gioca, che mette minuti in campo e che là in campo magari lo prendi a uno e via. Sì, per me è un settimo, ottavo slot, quinto, sesto, io punterei su qualche altro profilo, poi magari mi stupisce e l'olandese fa una stagione eccezionale all'Udinese. È sicuramente da considerare un colpo low cost, da chiudere a uno, va benissimo. Già io non lo rialzerei a Kellen Campo, bisogna vedere cosa è rimasto sulla piazza, però di centrocampisti ce ne sono tanti, soprattutto questo lo dico per quanto riguarda il mantra. Nel classic si può provare a prendere, nel mantra come C/T ci sono profili molto più interessanti. Sì, direi proprio di sì. Dai, siamo arrivati in chiusura per quanto riguarda la presentazione di Jurgen e Kellenkamp. Vedremo se ci vorrete scommettere. Io personalmente l'asta l'ho già fatta, non ci ho scommesso. Luca, non so se devi fare ancora qualche asta. Devo fare qualche asta, vedremo. Ci ragionerò approfonditamente. Va bene, grazie per il momento. Grazie a te Tommy, ciao a tutti. E ciao a tutti i tifosi dell'Udinese e a tutti coloro che vorranno puntare al fantacalcio su Jurgen e Kellenkamp. Potrero. 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 Potrero, dove tutto ha inizio.